Ma guardi, Lisa, poi un discorso che sta nascendo ormai da tempo e che dovrà svilupparsi in futuro, lo abbiamo già detto, in campo sociale, quello del volontariato che dovrà diventare efficiente e anche portatore di posti di lavoro, ma è il social housing per quanto riguarda. Quindi l'housing sociale effettivamente dà sperimentazioni ormai molto rilevanti. Io stesso ho partecipato a varie iniziative, fra cui Insieme per la Casa, e abbiamo visto migliaia di alloggi ecco, collocati in questo modo. Sono in grado di riuscire a dare un volano al settore dell'abitazione anche a favore delle fasce sociali borderline, comunque in grado di produrre un reddito, veramente significative e quindi di rigenerare quelle che sono le caratteristiche del mercato, insomma, quindi dare la facoltà a chi vuole dare in affitto di farlo con una certa tranquillità, perché ci sono delle coperture, c'è una certa redditività che comunque è significativa, quindi ecco, addirittura abbiamo Un po' il il mio futuro. amico Roberto Tricarico, l'assessore, era arrivato a postulare di andare a colpire quelle case sfitte che non sono utilizzabili, no, sull'housing sociale. Allora è chiaro che da un punto di vista costituzionale è un È discorso magari discutibile. discutibile, anche se insomma lui ritiene il contrario. Però effettivamente se noi creiamo i presupposti per cui il cittadino medio, quindi la fonte di offerta, sia in ogni caso favorito a mettere sul mercato questo tipo di beni e dall'altra parte creiamo le condizioni per cui comunque fasce borderline o comunque un po' in difficoltà abbiano determinati mezzi, effettivamente andiamo a creare un circolo virtuoso. La ritenuta fiscale secca del 20% sugli affitti che è in corso di uscita, ecco, potrebbe già Che fa parte deporre. sempre dello stesso Sì, lo stesso pacchetto pacchetto, è quello lì, quindi quello della tassa di soggiorno. potrebbe indurre, favorendo ovviamente l'incidenza fiscale su questo aspetto, perché oggi si paga marginalmente, no, sulla denuncia dei redditi. Se tu hai una casa all'affitti vai a pagare un'aliquota marginale. Qui hai un secco sul 20% che è più alto dell'investimento del rendimento sul risparmio. D'altra parte abbiamo anche delle rivalutazioni implicite sugli immobili che non vengono toccate, nel senso che se tu hai una casa dopo 20 anni vale 10 volte di più, insomma non Certo. hai questo tipo di tassazione. Quindi è una media direi che va abbastanza bene. Quindi l'housing sociale direi che è uno strumento da favorire e da sviluppare ancora. Per chi ha seguito Linea d'Ombra 2 puntate fa, ovviamente sappiamo già tutto perché si occupava proprio di questo problema. Per chi invece magari quella sera è uscito fuori, non voglio spingermi a dire che guardava altre emittenti, ma magari era fuori a cena, ci spieghi un attimo che Sì. cosa consiste questa housing Consiste sostanzialmente sociale? in provvedimenti legislativi, specialmente locali, che sono organizzati da enti locali, quindi comune, provincia, regione, e fondazioni normalmente bancarie, piuttosto che enti di volontariato di una certa potenzialità, che prevedono una serie di provvedimenti e fiscali e di tipo amministrativo volti a indurre gli offerenti di alloggi sul mercato a I darli proprietari. e a locatori, quindi a conduttori, di andare a prenderli andare a essere possibilitati di farlo. Ci sono degli aspetti ovviamente che devono andare a tutelare, specialmente i proprietari, la Certo. morosità. Ecco, per Infatti. esempio su Torino c'è un'iniziativa da tempo che si chiama Locare che ti copre fino a 180 giorni, che è giusto il periodo in cui riesci a fare lo sfratto. C'è uno sgravio ICI che sostanzialmente va al quasi lo 0%, all'1%, insomma, quindi si azzera sostanzialmente. Uno sgravio IRPEF che è mediamente del 30%. L'assicurazione contro i danni da conduzione. Un bonus di buona entrata se affitti a qualcuno che è variabile a seconda della tipologia del contratto, se 3 più 2 e così via, e comunque a scalare. Ovviamente sono su prezzi di mercato ormai molto vicini al mercato libero, perché io ho visto che le caratteristiche che sulla tabella vengono ogni anno effettuate dai comuni si avvicinano molto tra l'altro al prezzo reale di mercato. Quindi hai un prezzo leggermente inferiore a quello di mercato, ma hai tutto questo vantaggio. I conduttori a loro volta hanno una buona entrata, hanno uno sgravio IRPEF di un certo tipo e insomma hanno un certo tipo di copertura che possa indurre la proprietà ad affittare. Poi da queste iniziative ne sono nate altre, un altro per esempio è Stesso Piano che è per i coabitanti, cioè per coloro i quali sono studenti, stagisti, dipendenti di aziende che vengono a lavorare a Torino, tante volte sono a lavorare tutto il giorno, non possono permettersi di pagare un alloggio ciascheduno e allora
allora due ingegneri, per esempio, con il sistema certo. Quindi la Compagnia di San Paolo ha fatto un ottimo finanziamento su questa iniziativa, per quanto ne so io, e sono state collocate varie centinaia di alloggi già solo nel primo anno in questo caso. Quindi da iniziative che poi lasciano anche spazio alla fantasia. Oggi Torino in questo campo è effettivamente un antesignano, molti comuni ci stanno copiando, abbiamo un know-how che andiamo a distribuire in giro. Quindi questo devo dire che come città molto avvocata al sociale, un po' la capitale del volontariato Torino da sempre, da Giulio Di Baroli in su, ecco anche qui stiamo dando un segnale economico, finanziario, immobiliare significativo. Torneremo a parlare di immobiliare perché insomma bisogna vedere anche se questa tendenza degli italiani a essere proprietari, che vede delle percentuali altissime, siamo su 83. 60, 83, io avrei detto 60-70, quindi che non ha eguali non perlomeno nel mondo addirittura. E c'è chi postula. Vedremo che se la crisi magari... No, non credo. Non penso si che vende casa non si vende casa per quello, se proprio non sei necessitato. C'è chi postula che i costi di essere possidenti di una casa nel corso di una vita siano così alti, in grado quindi da mandarti anche in povertà. Ma in buona sostanza bisogna dire che la casa è anche psicologicamente un bene che ti pone un certo tipo di serenità e ti permette di lavorare con una certa tranquillità. Le rivalutazioni immobiliari comunque, mediamente, fino ad adesso ci sono sempre state, al di là di rialzi e ribassi, quindi sempre comunque un bene fungibile e realizzabile in qualunque momento. Mantenerli oggi gli immobili diventa più difficile per le fasce di alta di età anziana. E comunque allora sono nate anche delle operazioni di tipo finanziario non male, come per esempio la cessione della nuda proprietà. Oggi molte agenzie immobiliari o società amministrano questo tipo di discorso, per cui l'anziano che comunque non ha altri redditi se non magari la pensione e non è più in grado di mantenere la sua casa anziché venderla e andare in affitto, cosa, la può mantenere riservandosi l'uso frutto vitalizio, quindi fino a quando lui resta vivo lì ci paga le tasse ma non può essere mandato via, e la nuda proprietà, che è un bene staccabile dall'usufrutto, che quando muore l'usufruttuario si consolida e quindi diventa piena proprietà, viene negoziata in un circuito commerciale separato, per cui ci sono molti acquirenti che dicono: ma io compro una nuda proprietà che costa il 50% in meno della casa, ne disporrò fra 20 anni o fra 30 anni, e lì una scommessa anche, no? Perché poi i vecchietti oggi durano tantissimo. Non cadiamo nel cinico. Ma guardate che ci sono, c'è chi ha fatto questo tipo di calcoli, no, e si è ritrovato magari a ragionare di non avere disponibilità poi per 20 o 25 anni, quindi ormai l'età media di voi donne supera gli 87 anni, mi pare. Tempo che ne passino altri 20 arriverete a 100 anni, quindi buon per il vecchietto di cui si stava, no, ma lo dico in maniera affettuosa, certo, perché ormai io sono in piena terza età, quindi mi ci trovo perfettamente. Comunque vedi che l'argomento è interessante, ci torneremo, però adesso voglio approfittare di questi pochi minuti che ci restano, perché non possiamo non parlare ancora una volta, ahimè, di Fiat, perché siamo proprio all'indomani del discorso di Marchionne. Allora, Marchionne è convocato dopo gli allarmismi intorno a un possibile spostamento della sede Fiat in America, ancora una volta ribadisce no, Fiat resterà in Italia, e ancora una volta aggiunge solo se. Puntini. A me fa molto paura questo calo mese su mese continuativo delle vendite di Fiat, 20%, 25%, insomma, che rispetto alla concorrenza, adesso 1, 2, 3 mesi, 5 può andare bene, ma il discorso mi pare che stia, gli ultimi dati di questa mattina, ho letto meno 20 con un calo del mercato di meno 1, quindi nel 2010 mi pare che siamo passati da 9,5 a 7,5 a livello europeo. Quindi al di là di questo, noi Fiat oggi ha, direi, quattro opzioni. Quella dell'insolvenza, che, signori miei, non è che sia del tutto... Non è fantapolitica. Ma insomma, se andiamo... Per carità, io mi auguro che la Fiat continuerà per i prossimi 200 anni, ma comunque aiuti dal governo ne ha avuti negli anni, dei decenni passati, per circa 100 miliardi di euro. Non ne arriveranno più, quindi adesso si deve salvare con le proprie gambe. Questa è la prima opzione. La seconda è che resti con la testa a Torino, pur in questo ambito di multinazionale, dove adesso è arrivata al 20% in Chrysler e dovrebbe arrivare al 50%. Deve assolutamente raggiungere i 6 milioni
milioni di macchine vendute e oggi siamo a 3 milioni 750, l'anno passato forse arriverà a 4, siamo a 2 milioni e qualcosa per quanto riguarda il gruppo Fiat, 1 milione e 6 per quanto riguarda il gruppo Chrysler. Raggiungere i 4 milioni è già un buon risultato, ma l'obiettivo minimo di sopravvivenza sono 6 milioni, abbiamo 4 gruppi che sostanzialmente vivono a questi livelli, che sono il gruppo Toyota, il gruppo Hyundai che sta andando benissimo, forse il migliore in assoluto, il gruppo Audi, Volkswagen, Porsche e il gruppo General Motors. Per il resto ci sono un po' di realtà come per esempio la piattaforma Renault Nissan che sta cercando di lavorare in sinergia e vedremo dove arriverà. La BMW che è un pochettino la Apple dei computer per quanto riguarda le automobili e che quindi ha quella sua nicchia dell'8-10% per cui potrebbe anche sopravvivere. Ma per il resto se non si arriva a quei livelli lì si diventa veramente dei nani e si verrà fagocitati. Quindi facile che la testa, anziché rimanere a Torino, e non solo probabilmente la testa, andrà a finire a Detroit per tanti motivi. Primo, perché comunque dall'America si può esportare meglio, il dollaro può essere svalutato, l'euro no. La Fiat ha dei grossi problemi da quando non può più svalutare. Noi oggi abbiamo automobili di pari fascia di prezzo, che costano uguali a quelle tedesche e, signori miei, tutti stanno comprando le macchine tedesche oggi, lo vediamo proprio nelle consegne sul mercato interno. Quindi dall'America probabilmente riesci a lavorare meglio in termini di svalutazione competitive. Il mercato importante oggi su cui si sta incentrando la Fiat è il Brasile. Brasile che ha quindi degli ottimi stabilimenti e è un ottimo mercato di 280 milioni di persone potenziali, quindi più dell'Europa se vogliamo, però si ritrova con il Cruzeiro che si è rivalutato moltissimo contro dollaro, 30% nell'anno passato e quindi problemi di export nuovamente, pertanto diventa un discorso abbastanza così da valutare. Quarta opzione, quello che io credo sia la più probabile, che venga acquisita a un certo punto, non ce la farà più a reggere questi livelli di, io mi auguro che ce la faccia, temo di no, e quindi probabilmente io dico che Audi, Volkswagen, Porsche potrebbe essere l'acquirente del gruppo a 3-4 più probabile anzi. Quindi tu dai ragione, sono già venuti a Torino, hanno preso già Giugiaro, no? C'è già un qualche cosa che mi tu pare che in quell'ottica lì non lo so mossa. Però sono degli indizi, adesso se ne nasce un altro da due indizi nasce una prova, no? Questo è già un bel indizio, vediamo sì. Se ne viene fuori qualcun altro. Va bene, quindi tu sei ovviamente... Quindi queste opzioni qua, per cui l'azienda in qualche maniera sopravviverà. Io presumo che purtroppo in Italia abbiamo una bassa competitività per quanto riguarda il costo del lavoro, che è molto alto, certo, una bassa produttività per mille motivi e la possibilità di esportare sempre più difficile dovuta a questo euro che purtroppo ci ha favoriti, ci ha aiutati in queste fasi gravissime finanziarie, ma oggi come oggi, se non siamo andati in difficoltà grazie all'euro, non usciremo dalle difficoltà a causa dell'euro, perché effettivamente non siamo più in grado di essere... I tedeschi sono organizzati benissimo in questi 10 anni, loro hanno voluto l'euro per combattere la svalutazione competitiva, certo, nostra, e adesso si sono strutturati. Quindi strutturati come sono formidabili avversari, sarà molto duro. Se avete altre domande da fare a Paolo Turati potete incontrarlo allora domenica mattina 8:30 Campo Smith, pronti per questa gara solidale di sci. Noi invece ci rivediamo ovviamente mercoledì prossimo in diretta, giusto? Arrivederci a tutti.